ho accettato volentieri questo invito di Giulianova per dare una mano a una città che a livello calcistico forse è l'università del calcio, nel senso che io ho sempre avuto stima di questo ambiente, lavoro da tanti anni a Giulianova, sono stato sempre un tifoso di Giulianova, quindi ho accettato con piacere di cercare di dare una mano per questa città, di farla tornare ai campionati che le competono. Quindi insieme ad altri dirigenti stiamo facendo un progetto sicuramente vincente, perché non si può scherzare, adesso qui bisogna vincere, si sa che vincere non è facile, però noi ce la metteremo tutta, ci stiamo organizzando, vedremo di dare la soddisfazione a questi tifosi. E a livello tecnico, ecco, entro la settimana definiremo gli organici sia dirigenziali che tecnici, e poi cominciamo a parlare di giocatori. Insomma, già qualcosa si sta già muovendo, però ufficialmente non abbiamo fatto ancora nulla. Dire ai tifosi, parlare ai tifosi adesso è difficilissimo, perché io capisco la loro amarezza, loro non c'entrano nulla e si ritrovano in questa situazione. Però ecco, dico solo una cosa, che è meglio ripartire da una categoria più bassa e fare le cose serie, fare le cose programmare e soprattutto non illudere i tifosi e non prendere in giro la gente. Questo sicuramente lo faremo. Io penso che alla fine i tifosi di Giulianova sono competenti, molto competenti, e quindi lo capiranno.